L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che Carola e Federico, protagonisti di Uomini e Donne, potrebbero non essersi mai lasciati. Nonostante le voci di crisi, sembra che la coppia sia ancora unita. Questa notizia ha sorpreso i fan, alimentando la speranza di una riconciliazione, dopo averli visti insieme in un salone di bellezza. Tuttavia, alcuni sospettano che la loro presunta rottura sia stata solo un trucco, per attirare l'attenzione dei media. Alessandro Rosica sostiene che Carola e Federico, conosciuti dai fan come Nicotelli, stanno simulando la separazione. Anche Deianira Marzano ha riferito di rumors che la coppia stia fingendo la crisi per restare sotto i riflettori. Tuttavia, non è chiaro qual sia la situazione reale tra Carola e Federico. Nonostante siano stati visti insieme recentemente, Carola è stata poi vista da sola. Federico ha pubblicato un post enigmatico su Instagram, citando i Queen: "Devo trovare la voglia di andare avanti". Queste informazioni contrastanti alimentano ulteriori speculazioni sulla coppia. Il loro recente incontro in un salone di bellezza ha acceso la speranza dei fan per una possibile riconciliazione. Ma dopo un breve soggiorno a Roma, Carola è tornata nella sua città, alimentando dubbi su un possibile riavvicinamento. La coppia non ha commentato la situazione, il che potrebbe confermare la teoria di Rosica sulla loro strategia di attrarre l'attenzione. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti sulla storia di Carola e Federico. Che ne pensate? Che idea vi siete fatti di questa coppia? Stanno veramente simulando? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!